Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo dipinto di Pablo Picasso, questo autoritratto, in una veste completamente differente dalle immagini, diciamo così, più famose del pittore. Qui siamo nel 1901 e siamo immersi nel periodo blu di Picasso, periodo blu che è un periodo che nasce da una forma di profonda tristezza che Picasso vive a causa della morte del suo amico Casagenas, un poeta catalano che lui aveva conosciuto e frequentato a Barcellona e che si era suicidato per un amore infranto. Casagenas era innamorato di una ragazza, una bellissima donna, che però non lo corrispondeva di questo amore e pertanto aveva deciso di togliersi la vita e lo fece a Parigi. Picasso rimase totalmente scioccato dalla morte dell'amico, la loro unione era molto importante per lui. E sprofondò in una tristezza, in una depressione, in una malinconia profonda, da cui nacque il periodo blu. Durante questo periodo lui realizza questo autoritratto. Quello che colpisce del ritratto è il modo in cui Picasso presenta se stesso. È manciato, addolorato, sofferente, abbottonato, il cappotto fino al collo, in una sorta di chiusura perenne di fronte alla vita, di fronte alle cose. Ora bisogna intendere che Picasso riteneva, soprattutto in questo periodo, la vita, nella sua essenza più profonda, immersa nel dolore. Quindi per lui il dolore era una chiave di interpretazione in qualche modo dell'esistenza. Inoltre Picasso non riteneva che la vita come la vediamo, cioè la realtà come la conosciamo, come la interpretiamo con i nostri occhi, sia la vera realtà, ma riteneva che ci fosse dietro qualcosa di differente da comprendere, da conoscere, da approfondire anche attraverso l'arte e la pittura. In questo specifico caso, cioè osservando questo autoritratto, quello che vediamo è un profondo, profondissimo senso di dolore e di sofferenza per la propria esperienza personale, la propria esperienza di artista e la propria esperienza di pittore, naturalmente, ma soprattutto di persona di profondo talento che attraverso le proprie qualità artistiche riesce a conoscere e interpretare la realtà. Il periodo blu proseguirà fino al 1904, dal 1901 al 1904. In questo periodo realizzerà dei dipinti straordinari, però profondamente tristi, quindi sarà proprio un periodo dove questo tema, che è un tema considerato ovviamente in modo negativo, la maggior parte dei casi, no? La tristezza, la sofferenza, la malinconia vengono visti come forme da non conoscere, da non sperimentare. Sono invece, attraverso la sua sperimentazione, un modo per farci conoscere quel tipo di sentimento, con una cura e anche con una volontà di mostrarci un altro aspetto dell'esistenza estremamente interessanti ed estremamente particolari. Ci saranno altri dipinti con altri personaggi, ci saranno altre allegorie, altre interpretazioni. Rimane però il fatto che questi dipinti, osservandoli con estrema attenzione, ci comunicano comunque il valore di certi sentimenti attraverso i quali conosciamo la realtà e conosciamo la nostra vita e in un certo senso conosciamo un po' l'essenza dell'essere umano. Se volete avere altre informazioni su Pablo Picasso potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate tutta la sua opera.